Ben ritrovati con l'informazione su Calabria News 24 e benvenuti a questo primo spazio di informazione pomeridiano. Apriamo con la cronaca perché a Lamezia Terme, nell'ambito dell'accoglienza migranti, ci sono stati due arresti. Vediamo i dettagli nel servizio. Un immobile a Feroleto Antico e la promessa di somme di denaro. Sarebbe stato questo, secondo la Procura della Repubblica di Catanzaro, il prezzo pagato dall'imprenditore Salvatore Lucchino di Lamezia Terme alla funzionaria della prefettura Nerina Renda, anche lei di Lamezia, per favorire l'assegnazione da parte della prefettura di Catanzaro alla società cooperativa Gianal di Lucchino la gestione del servizio dei migranti richiedenti protezione internazionale. L'immobile è stato sequestrato. Nerina Renda e Salvatore Lucchino sono stati posti ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della procura diretta da Nicola Gratteri. L'indagine, coordinata al PM Paolo Petrolo del gruppo Reati contro la Pubblica Amministrazione e coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri, è iniziata a seguito della stipula, il 29 dicembre 2014, di una convenzione tra la Gianal SRL e la Prefettura all'esito della gara d'appalto bandita per l'assegnazione del servizio. Dalle indagini sarebbe emerso che Lucchino aveva stretto una relazione con la Renda, che all'epoca era in servizio all'area quarta, settore immigrazione e rifugiati della prefettura. Dagli accertamenti è emerso poi che in costanza del rapporto con l'ente pubblico nel giugno 2015, Lucchino ha ceduto alla Renda un immobile a Feroleto Antico. Ulteriori accertamenti hanno portato a verificare che la funzionaria aveva partecipato attivamente all'espletamento della procedura di gara indetta dalla Prefettura il 14 luglio 2014, anche con sopralluoghi e ispezioni nella struttura di Lucchino che, secondo l'accusa, risultavano volutamente e strumentalmente positivi. Dalle indagini sarebbe poi emerso il ruolo della Renda, nel frattempo destinata ad altro incarico, in seno alle imprese del compagno, quale amministratore di fatto del centro. Edita da Smart Network Group, è stata presentata a Roma la guida Scopri la Calabria. All'interno di questa guida sarà possibile ammirare le bellezze calabresi. Ce ne parla nel servizio Paolo Talarico. È uno strumento per promuovere la Calabria a 360 gradi, passando per i singoli comuni. Sono stati anche i borghi calabresi i protagonisti della presentazione svoltasi a Roma della guida Scopri la Calabria. Un ruolo fondamentale è quello dei comuni, che hanno così la possibilità di promuovere il proprio territorio in un'ottica di crescita sotto il profilo turistico. A Rossano effettivamente è un paese che ha tante bellezze. La prima fra tutte, secondo me, è la posizione altimetrica invidiabilissima, perché si riesce a dare la possibilità al turista di godersi mare e montagna contestualmente. Non ultimo naturalmente il Codex Purpureo, che è riuscito ad avere il riconoscimento dal patrimonio dell'UNESCO e che sta in questo periodo portando un po' di turismo nel nostro territorio. Le strutture per fortuna si stanno qualificando, ce ne sono di strutture qualificate che danno una buona offerta al turista, quello che purtroppo ci manca nel territorio, qualche collegamento in più. Abbiamo inaugurato da poco il turismo religioso, questo percorso nel centro storico di Rocca che si va ad unire al nostro magnifico Castello Svevo. All'interno del nostro centro storico apriamo queste chiese, innanzitutto è un percorso gratuito gestito dal servizio civile, quindi il progetto del servizio civile, e diamo la possibilità ai tanti turisti, ma anche ai tanti rocchesi, ai tanti giovani che purtroppo non conoscono queste chiese, di visitarle. È stata una giornata importante, abbiamo avuto l'opportunità di scoprire ancora di più quelli che sono tratti caratteristici e salienti della nostra terra, della nostra regione, che sono stati messi in risalto da una guida, ritengo importante, da contenuti interessanti. Il comune di Rocca Imperiale è qui e ovviamente da questa platea abbiamo avuto l'opportunità di ribadire quello che è stato il nostro lavoro, che è un lavoro continuo, faticoso, ma che è soprattutto un lavoro che vede il comune di Rocca Imperiale impegnato in una riscoperta dei propri luoghi. E in questo ciò che abbiamo fatto con il nostro lungomare, un lungomare di 1,2 km, ci dà sicuramente l'opportunità di rappresentare al meglio la Calabria e soprattutto di divenirne la naturale porta d'ingresso. Quindi il nostro castello, il nostro mare, il nostro lungomare, questi angoli che vengono raccolti. E la guida turistica ha questa grande capacità ed ambizione, quella di raccogliere questi angoli e di collocarla in un sistema, cioè in una rete che è la rete Calabra, che è la rete calabrese.
E anche nel 2016 il Sud batte il Nord per quanto riguarda la crescita del PIL, tutto questo secondo i dati resi noti da Svimez, i particolari nel servizio. Il 2016 è stato positivo per il Sud, il cui PIL è cresciuto dell'1%, più che nel centro-nord, dove è stato pari allo 0,8%. Ma quest'anno il PIL dovrebbe aumentare dell'1,1% al Sud e dell'1,4% nel centro-nord, facendo quindi tornare indietro il mezzogiorno rispetto alle altre zone d'Italia. Lo afferma Svimez nelle anticipazioni del rapporto 2017, prevedendo poi per il 2018 un aumento del prodotto dello 0,9% nel mezzogiorno e dell'1,2% al centro-nord. La Campania è la regione italiana, e non solo meridionale, che ha registrato nel 2016 il più alto indice di sviluppo, seguita fra le regioni del sud da Basilicata e Puglia. A seguire la Calabria, il cui PIL si è attestato sul più 0,9% e ha vissuto un'annata agricola particolarmente negativa, meno 8,9%, mentre ha registrato un andamento favorevole nell'industria, più 8,2%, con i servizi più 0,7%, che confermano l'aumento positivo registrato nel biennio precedente. Se il mezzogiorno proseguirà con gli attuali ritmi di crescita, recupererà i livelli pre-crisi nel 2028, 10 anni dopo il centro-nord, dice ancora lo Svimez, aggiungendo che si configurerebbe così un ventennio di crescita a zero, che farebbe seguito alla stagnazione dei primi anni 2000, con conseguenze nefaste sul piano economico, sociale e demografico. Martedì 1 agosto alle 10.30 presso la sala di Cardone della BCC Mediocrati a Rende si terrà la conferenza stampa di Fattorie Aperte in Sila, che si svolgeranno anche quest'anno a Camigliatello Silano, edizione giunta alla sua 12ª annualità. Il programma di quest'anno, di questa edizione 2017, prevede tutti i giorni da sabato 5 agosto fino a domenica 29 ottobre visite guidate con degustazione e vendite dirette, oltre al concorso fotografico con premi in prodotti di fattorie e soggiorni gratuiti. E sempre dal lunedì al venerdì su prenotazione 12 ore con il fattore per seguire le varie fasi di lavorazione rurale. E andiamo a Reggio Calabria perché arte, creatività ed acquacultura, stiamo parlando del FES Festival che si svolgerà a partire da domani 29 luglio fino al prossimo 2 agosto al Parco Edellandia. Vediamo il servizio. Ci sono tutte le forme d'arte in FACE, acronimo che sta proprio per Festival Arte Creatività Ecocultura, kermesse giunta alla 7ª edizione che si svolge a Reggio Calabria dal 29 luglio al 2 agosto all'interno del Parco Ecolandia, un progetto che nel corso degli anni ha coinvolto centinaia di artisti che attraverso la propria arte hanno arricchito un'iniziativa che va ad inglobare anche tematiche sociali ed ambientali. Abbiamo provato a creare questo grande contenitore in modo da declinare le arti in tutte le loro mutevoli sfaccettature. Tant'è vero che avremo installazioni, avremo arti visive più classiche come la pittura, la scultura, opere partecipate, ci sarà la collaborazione con alcune gallerie d'arte come Toma, la Galleria Toma, Tecne Art Lab e il Limen di Vibo Valentia, il Museo d'Arte Contemporanea. E la musica, il teatro, c'è una collaborazione con Scena Nuda, ci sarà uno spettacolo di teatro delle ombre di Anoush Castiglione e tutte le sere poi concerti e DJ set dal 29 luglio al 2 agosto. Ci saranno delle novità interessanti sempre più a favorire l'integrazione tra il pubblico e gli artisti. Parliamo di video arte mappando ogni singolo spettatore, il video mapping, insomma, per chi non lo sapesse, è una tecnica che spazia dall'arte e va verso il cinema facendo, insomma, ricostruendo grazie all'aiuto di alcuni sensori la sagoma e distorcendola. Un po' complicato venire a vederla che è più divertente. Bene, per questa prima edizione pomeridiana è davvero tutto, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione.